Beppe Polito, nel ricordo di un grande artista e musicista, un uomo che ha dato tanto all'arte, ma che ha combattuto anche altre battaglie. Beppe, allora, un ricordo di tuo padre e perché e che cosa ti ha ispirato sia per il premio che per la borsa di studio? Allora Gianfranco, grazie dell'intervista innanzitutto. Mi ha ispirato quello che è successo dopo la morte di papà, ti dico la verità. Praticamente nelle settimane successive alla sua morte ho ricevuto tantissime telefonate di persone che mi ringraziavano, io ovviamente non ho fatto niente, raccontandomi delle storie di papà, della parte di una seconda vita di papà in merito a quello che era il rapporto che aveva con la malattia e soprattutto nell'aiutare moltissime persone ad affrontare e superare la loro malattia, magari la stessa problematica o altre problematiche, con positività, con ottimismo, ha dato tanti consigli perché purtroppo papà ha passato 30 anni a combattere con la dialisi, con questa nefropatia, ha fatto due trapianti e quindi molte persone sono state aiutate da papà. Da questo punto di vista, io sono rimasto abbastanza sconvolto e colpito perché ovviamente associavo papà soprattutto alla parte artistica, musicale, a quelli che erano i ricordi di tutte le persone nelle feste, i matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora mi sono reso conto nel momento in cui i ragazzi di San Rocco hanno dedicato questo premio a papà con tutta la famiglia, ovviamente siamo stati onorati e entusiasti di questa cosa, orgogliosi, mi sono reso conto che nel momento in cui dovevo pensare a qualcosa per papà, per ricordare papà, non doveva essere solamente la musica, cantiamo, balliamo, divertiamoci. Anche, chiaramente papà sa benissimo come affrontava la vita, quindi no, sempre con l'ironia, col sorriso. Però mi sono reso conto che invece forse era più importante, era altrettanto importante far capire come affrontare le malattie o i problemi che si hanno nella vita. Per questo anche il nome del memoriale mi è venuto questo nome, Passione. La passione è associata a una sofferenza fisica o mentale, un momento che stiamo vivendo drammatico. Papà, nello specifico, ha fatto 30 anni a combattere con questo problema, ma allo stesso modo la passione che una persona può avere per una cosa, nello specifico di papà, la musica. E quella passione ti porta a superare tutti i problemi in un modo positivo. Quindi mi sono reso conto che in questa parola c'era racchiusa la vita di papà, cioè le due facce della stessa medaglia. E quindi ho capito che era importante davvero avvicinare le persone alla prevenzione, coinvolgere i dottori, che tra l'altro ringrazio squisitamente con la collaborazione che c'è stata al convegno e la colomba soccorso all'esterno con la prevenzione pratica. E stasera daremo anche conto di questa cosa qua.